Sono iniziati questa mattina i lavori di completamento, recupero e valorizzazione di Palazzo Jadopi a Isernia in Piazza Carducci, porta principale del centro storico cittadino. L'immobile avrà funzioni di rappresentanza della cultura molisana. Questo, almeno lo scopo del finanziamento di circa 2 milioni di euro, derivante dal Fondo di Sviluppo e Coesione, per il recupero del patrimonio storico ed artistico ai fini della fruizione turistica. La storia recente di Palazzo Jadopi è stata particolarmente travagliata, acquistato dalla Regione Molise nella sua interezza, fatta eccezione per alcuni locali rimasti nella disponibilità di un privato, è stato lasciato all'abbandono per circa un ventennio. I lavori di restauro fatti in passato sono stati inficiati dalle intemperie che hanno provocato all'interno dell'edificio un profondo degrado. Dopo frattura fu la giunta Toma a recuperare il finanziamento su iniziativa dell'allora assessore Di Baggio. Ora, finalmente iniziato il cantiere, che da programma dovrebbe durare 12 mesi. La ICI SPA di Venafro è l'impresa che si è aggiudicata i lavori con la Regione Molise stazione appaltante. Oltre alle funzioni culturali e turistiche, Palazzo Jadopi verosimilmente ospiterà alcuni uffici della Regione. Il sogno però dell'attuale amministrazione, ma anche di molti cittadini di Isernia, è che nello storico edificio trovi ospitalità l'Unimol, unica speranza per rivitalizzare il borgo antico, oggi agonizzante. Palazzo Jadopi è stato costruito a cavallo tra i secoli 1800 e 1900. Nel 1860 vi trovarono rifugio alcuni garibaldini, e per questo motivo l'edificio venne dato alle fiamme dai borbonici, che poi decapitarono i liberali appendendo le loro teste ai balconi del palazzo. La leggenda vuole che all'interno dell'edificio si aggiri un fantasma in camicia rossa.